Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in particolar modo del complesso religioso intitolato a San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo nella Cappella dell'Eucaristia, accanto alla grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. Ecco, chi ha dimorato accanto a Padre Pio si è potuto certamente rendere conto che il tabernacolo era il polo di attrazione di Padre Pio. Però vogliamo aprire delle considerazioni partendo proprio da una testimonianza che va ad inquadrare proprio l'amore che Padre Pio aveva per Gesù, il quale vuole restare con noi anche dopo che per noi si è immolato sull'altare. Proprio padre Alberto d'Apolito, che si riferisce al tempo in cui Padre Pio era un giovane sacerdote, viveva con i suoi a Pietrelcina. Scrive padre Alberto: qualche volta si è fatto chiudere di sera in chiesa, rimanendove fino al mattino. Questo mi è stato confermato proprio dal parroco, Don Salvatore Pannullo. Anche lo stesso padre Marcellino Iasenzaniro, due annotazioni sul suo diario. Agosto 1965, padre Pio si ammala, tanto che non poté celebrare la Santa Messa per qualche giorno. E scrive padre Marcellino: io gli stavo vicino. La mattina del 25, verso le 10, mi chiese di accompagnarlo nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie per pregare. Purtroppo proprio in quel momento mancava l'energia elettrica, quindi non avremmo potuto usare l'ascensore per raggiungere il matroneo, e nel desiderio di evitargli proprio quella dura rampa di scale che mena verso quel posto dove sostava solitamente in preghiera, gli dissi: padre, perché non va a pregare nella cappellina? È a due passi sul nostro piano, qui in clausura. Ed egli, umile, mortificato, mi rispose: ma lì, indicando proprio la chiesa nuova di Santa Maria delle Grazie, è lì che c'è Gesù sacramentato. Un'altra volta, il 3 settembre 1965, padre Silvano da Cerignola, giovane confratello, scherzando, disse al padre che avrebbe dovuto farsi una camminatina nella nuova chiesa di Santa Maria delle Grazie, proprio per conoscerla, e padre Pio rispose: a me basta l'altare maggiore e Gesù sacramentato. Poi padre Odorico Daddario, un giorno, a motivo di una indisposizione, dovette allontanarsi dal matroneo durante la funzione. Lasciando la chiesa, ebbe a dire: Gesù mio, nemmeno la vista posso farti più. Ciò disse con voce accorata e talmente penetrante da costituire come un trattato dell'Eucaristia. Passava ore e ore innanzi a Gesù sacramentato, attesta padre Tarcisio Zullo, in occasione dei funerali del suo padre direttore spirituale, padre Agostino. Avendolo visto in chiesa per svariate ore al termine delle sue esequie, dissi, scrive padre Tarcisio: padre spirituale, andiamo un po' a riposare in camera. E mi rispose: no, figlio mio, il mio posto è qui.